benedetta pioggia che ha fatto crollare le polveri sottili nell'aria tra sabato e domenica e accendere il semaforo verde che rimette in circolazione gli automezzi Euro 2 a benzina e Euro 4 diesel. Per questi mezzi venerdì il semaforo era rosso per il valore di 72 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria e per il decimo giorno consecutivo di sforamento del limite di 50. Abbiamo avuto delle buone precipitazioni, in montagna è anche nevicato sopra gli 800 metri, conseguentemente la pioggia di sabato ha portato un rimescolamento della qualità dell'aria che attendevamo da parecchio tempo. La pioggia ha fatto prima scendere il dato delle polveri sotto il limite già sabato, portandolo a 40 microgrammi per metro cubo e quindi crollare a 25 domenica. Da martedì quindi blocco attivo solo per i mezzi fino a Euro 1 benzina e fino ad Euro 3 diesel, torneranno quindi a circolare gli Euro 4. Come sempre molte le eccezioni e le deroghe concesse da Palazzo Trissino sulla base del nuovo accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Questo almeno fino a giovedì 23, data del prossimo bollettino ARPAV. Ricordiamo gli orari del blocco, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana. Da ottobre sono state 69 le sanzioni staccate dai vigili urbani a proprietari di automezzi che non avrebbero dovuto circolare. Ben 28 multe solo dal 10 al 19 gennaio, giorni in cui il semaforo era rosso e bloccava i mezzi Euro 4 diesel. Il riscaldamento in abitazioni, uffici e edifici per attività ricreative, sportive e commerciali non deve superare i 19 gradi, con tolleranza di 2. Negli edifici industriali e artigianali 17 gradi, sempre con tolleranza di 2. Non bisogna abbassare la guardia, perché se di nuovo intervengono delle condizioni di alta pressione piuttosto che di basse temperature, ritornano quelle condizioni per l'accumulo degli inquinanti che possono nuovamente portare i valori che noi registriamo oltre i 50 microgrammi per metro cubo.